Cari amici, oggi vi porto un'intervista un po' particolare. Accanto a me c'è un detenuto, cioè una persona che sta scontando una pena in carcere, che beneficia di un nuovo progetto, si chiama Articolo 20 Ter. In pratica lui può uscire dal carcere la mattina e rientra in carcere la sera e può lavorare. Fa un lavoro per il quale lui comunque è stato scelto, ci racconterà un pochettino tutta la sua esperienza e ci farà anche capire che spesso il carcere non è proprio la cosa migliore, specie per i giovani. Perciò se vi interessa sapere tutta la storia di questo detenuto che sta qui accanto a me, che non possiamo mostrare in volto, rimanete, altrimenti compratevi anche voi un bel passamontagna e mettetevelo sulle chiappe. Sono stato arrestato nel 2005. Cioè dal 2005? Praticamente tanti anni fa. La divisa, no? Nasce proprio come quando sei, vieni dalla strada e vedere la divisa è nemica, ti viene quell'istinto proprio di essere nemici. Invece col tempo, fino ad oggi, sta cambiando questa mentalità, perché la divisa si deve vedere come una cosa che ti deve aiutare, perché noi già alla divisa siamo stati arrestati. Invece la divisa del carcere deve essere diversa da quella della strada che ti ci porta nel carcere, e stanno cambiando un po' queste cose. Infatti io fine pena mia ancora 2030 e mi hanno dato la possibilità, facendo un buon percorso, di uscire la mattina e rientrare la sera. Perciò tu stai in carcere dal 2005 e dovresti uscire nel 2030. 2029 precisamente. Mi hanno dato questa possibilità con un nuovo progetto per 20 Ter di uscire, andare a lavorare e rientrare nell'istituto. E i primi anni in cui non c'avevi questa cosa, come li hai passati? I primi anni l'ho passato già un po' di carceri e le mentalità degli ispettori, proprio delle persone, erano diverse, no? Erano un po' più ristrette. Mentre oggi come oggi sta cambiando, il carcere sta cercando di reinserire veramente i detenuti, di veramente di recuperare un detenuto, anche perché deve nascere da te stesso il cambiamento. È come il drogato, no? Il drogato, se non vuole drogarsi più, non ci sono comunità, non ci sono strutture che lo può guarire. È una cosa interiore tua che deve nascere, dici no, voglio cambiare vita. Allora quello inizia a farti il percorso, inizia a aiutarti a cambiare veramente la vita. E tu quando hai deciso di cambiarla veramente? Io l'ho deciso dopo 3-4 anni che mi hanno arrestato, verso il 2008-2009, che non serve a niente, fare i reati non serve a niente, anche la mentalità dei giovani, mi dicevo aver fatto tanti anni di carcere, ma aver fatto tanti anni di carcere non significa che sei bravo, sei un cretino. Più anni di carcere fai, più vita butti praticamente. Più butti i sentimenti della famiglia. In questi anni ho perso tante persone della mia famiglia che non mi sono goduto. E oggi come oggi sono uscito, non ho più nessuno, sono tutti quanti al camposanto. Tutta la famiglia? Tutta la famiglia. Tu eri sposato? Io ero sposato, sono stato divorziato, ho perso fratelli, sorelle, padre, madre in questo periodo di carcere. Quindi non mi sento uno forte, mi sento un cretino proprio. Dovrei buttare gli anni della mia vita. E inizialmente che cos'è che ti ha spinto a delinquere? Cioè, tu facendoti tanti anni hai fatto dei reati forti per arrivare a accumulare una pena del genere. E che cos'è che ti ha spinto? Cioè, qual è l'impulso iniziale? Dici, devo delinquere per necessità, perché voglio qualcosa che non posso avere, perché mi sento più forte degli altri. A volte si parla che dice, sono nato in un quartiere a Napoli malfamato, ma non è vero questo, perché io ho avuto dell'amico mio che è avvocato, amici di scuola, di infanzia, no? Io non ho studiato, però amici che andavano a scuola, che sono diventati avvocati, sono diventati pure loro rapinatori. Quindi non è dove vivi, è proprio quello che c'hai tu dentro quando cresci, quello che vuoi. Se si va a rubare, comunque si va a rubare perché ti vuoi divertire, vuoi i soldi e non vuoi lavorare. Se ti droghi perché ti piace e ti vuoi drogare, è la vita bella, quella è la vita bella. Andare a donne, andare a night, andare a puttane e a drogarti. Per quello si va a delinquere, se no non ci fosse la ragione. Quello secondo me, la mia esperienza personale, non è servita a niente. Perché poi ci si va in carcere e si litiga per andare a lavorare. Per quando? Per 200-300 euro al mese. Per lavorare in carcere, torni in cella, stai in cella chiuso, quando potresti stare a casa, fuori, a lavorare e tornare a casa e stare con tua moglie e i tuoi figli. Questo secondo me è il brutto del carcere. Perché si ozia solo nel carcere, non c'è niente. Il carcere non è che ti guarisce, il carcere è solo una perdita di tempo. Ti annulla di più. Il carcere è una cosa che ti annulla. Nulla proprio, ti ammazza. Poi allora se c'è il tuo cambiamento dentro, inizi ad andare a scuola, a prenderti un diploma,
inizia veramente a lavorare e veramente a credere poi nei valori della famiglia, perché poi quello che ti dà il valore della famiglia, quelli che non capisci quando stai fuori. Perché quando stai fuori la famiglia è scontata. Cioè, mio padre dice, a mia moglie, torna stasera alle 10, c'ho da fare un servizio, signore, stai che nattirà. Vengo rimane con un amico mio perché devo andare a fare una cogna, stai a scovare, una puttana, quello è. Poi quando stai dentro capisci il valore della famiglia. Tutto quello che hai perso, tutto quello che non ti sei goduto. No, dice allora mo stavo fuori, poi andavo a lavorare con 1.000 euro al mese, mi tornavo a casa e stavo con mia moglie, mi mangiavo gli spaghetti, una pezza di pane e mi stavo vicino a lei. Cioè col senno di poi tu ti sei reso conto che tutto quello non solo è stato inutile, ma ti ha mangiato la vita. Mi sono distrutto la vita, non me la sono mangiata, me la sono mangiata io che me la sono distrutto io. Quindi non vale niente. Non è bello avere un Ferrari, avere i soldi in tasca, avere scappo bene, non è bello, sì, i soldi fanno pure bene, ma però quando ne vuoi troppi è strafatto. Ma secondo te era anche un'idea, un modello diverso che ti eri fatto in quel momento, quando sì, eri delinquente? Sì, quando vedi dai quartieri come dici malfamati, no? Non è il fatto che dici vedi a quello quel fatto, che poi quando vedi dei quartieri malfamati, ma il Ferrari chi ce l'ha? Chi c'ha il Ferrari nel quartiere mio è quello che è. Quindi dice devo seguire quel modello, là, quello è un modello sbagliato purtroppo. Se posso chiedertelo, quali sono stati i tuoi reati? Cioè, come sei finito in carcere? I reati si inizia, lo sai, con la cocaina, se poi lavori poco. Perché poi la cocaina si inizia veramente a dire, ah, lo faccio solo il sabato, com'è bello, lo faccio solo la domenica. No, ma io la tengo, faccio solo venerdì, poi inizio il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, e tutti i giorni è sabato e domenica. E inizio che ti servono più soldi. E da più soldi poi inizia a spacciare, inizia a fare tanti reati, perché quando uno fa uso di droga fa molti reati. Non c'ha limiti? No, non c'è limite perché ha bisogno di soldi. Per drogarti e per fare. Che poi non solo ha bisogno di soldi di drogarti, vicino alla cocaina e alla droga c'è un contorno. Un contorno che poi a mangiare in ristorante, puoi spendere la bottiglia di 100 euro, poi da 100 euro vai a donna, e non ci vanno 100 euro, ci vanno 1.000 euro al giorno. E poi 1.000 euro al giorno. Bisogna... un'ora di vita che devi rischiare, e dopo aver rischiato vai a finire là e finisci tutto. Io vorrei dire ai ragazzi, non ne vale proprio la pena, andate a lavorare secondo me e tornatevene a casa vicino ai valori a famiglia vostra. Ma anche la cosa più importante, l'uso delle sostanze spesso anche se uno lo fa il sabato e domenica è solo un palliativo, e poi il giorno dopo c'hai gli stessi problemi di tutti i giorni più quelli che ti si sono accumulati, perché hai speso i soldi, te sei rovinato, perché pure lì alle salute bene non fa, c'hai magari tanti altri problemi contorno e peggiorare e poi ritrovarti tutto accumulato. E poi ti sembra che tu dici, vabbè, io ho gli amici, l'amico mio mi dà roba, me lo dà, pagherò, non è un amico tuo, quindi non sono amici. Allora, quella è una realtà bruttissima. Che dice, Antonio va a fare lavoro, c'è dei soldi, ti portano i soldi, dice, oh, quando c'è la mia li dai? Perché loro lo sanno, il codice della strada, quando prendi la droga, giochi le soldi a carte, poi appunto devi pagare, li paga. Se non li paghi tu, se vanno a pigliare la famiglia tua. Se non le paga la famiglia tua, se vanno a pigliare i tuoi fratelli. È un testo, quelli che non sono veri amici. Quella è la strada, quello è uno schifo. Dici te, non ce l'hai soldi, me li dai domani, non ce l'hai, te li dai dopo domani. Dopo glieli devi dare. Che vi dai, che amici sono, non sono amici, questo non è amicizia. I debiti te li fanno pagare in un modo o in un altro. Li paghi. E comunque sì. Poi, infatti io dico sempre, chi fa questo tipo di vita ha due strade. O finisce al camposanto o finisce in carcere. Guarda, io se potessi tornare indietro dopo tutti questi anni di carcere, veramente, 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 cioè non esiste, la strada non è niente, è nulla del potere. Tu adesso sono 16 anni che stai in carcere. Sono 16 anni, sì. 16 anni, è proprio è una vita, magari se entri e quando esci... Non ho capito niente, scusami se ti interrompo. Sì, ho preso 30 anni di carcere, drogandomi e facendo reati, non ho capito niente, mi sono trovato in una bolla di... 30 anni non mi ritrovo, ho fatto 16 anni di carcere e non c'è niente più. Famiglia. Già dopo 16 anni. 30 anni perché hai accumulato tante pene, hai fatto un cumulo di pene. Sì, quando sei tossicodipendente ti fai e poi fai un anno, 8 anni e poi li fai. Perché poi la legge italiana è pure così, non è che poco sia proprio quelle cattive. Togli l'acqua e ti vai a fare poco. Però ti accumula tanto tempo e ti fa passare tanto tempo, che poi te li ritrovi tutti assieme e li devi scontare poi. Veramente tanto, 30 anni. Sono tanti, sono la pena più pena che sia, non in anni di carcere, i sentimenti, io dico sempre quelli, i sentimenti della famiglia. Poi per viverti la famiglia, viverti i figli, viverti tuo padre, viverti tua madre, i tuoi nipoti, i cugini, i fratelli. Perché poi quello ti rimane quando vieni al carcere, gli amici non ci sono più. L'amico è questo qua, il denaro. La famiglia invece è per sempre. La famiglia è per sempre.
Tu mi dicevi tra l'altro che c'hai avuto pure un lutto. Sì, ho avuto un lutto in famiglia, ho avuto un figlio pure che se n'è andato. Tu avevi questo figlio, quanti anni aveva? Aveva 18 anni. Ma sei giovanissimo. Mia moglie pure, con un incidente. Ma tutti e due con un incidente? Sì. E non sei riuscito a uscire, andare a vederli, niente? Sì. Cioè, in un anno particolare che ancora non potevi uscire tu? Sì, era ancora all'inizio che non potevo uscire, non potevo avere beneficio. Fanno uscire un detenuto con una cosa così grave? No, lo fanno uscire, non ti fanno andare alla seco, ma ti fanno andare a casa a salutarlo. Io sono stato a casa a salutarlo, mio figlio e mia moglie. È uno strazio. E questa cosa ti ha cambiato ancora di più? Cioè, una cosa del genere mentre stai in carcere? Quello ti ha ammazzato. Quando la morte di un figlio, di una moglie, non si può descrivere. Ti cambia la vita, un peso, un fardello che ti porti appresso per tutta la vita. Insopportabile, poi. È insopportabile. Specie se tu stavi in carcere e non hai potuto fare niente. Si cumulano tante volte delle pene perché all'inizio uno utilizza dei benefici, no? Perché si dice sempre in Italia si fa poca galera, tante volte ti aiutano, in realtà no, è un'arma a doppio taglio. Sì, un'arma a doppio taglio perché io per esempio, io come accumulo, io non ho ammazzato nessuno, eh. A volte se ammazzano nessuno si viene 30-25 anni di carcere al gasto. Io ne ho presi quasi 30, come? Ti spiego. Senza aver ucciso nessuno, hai preso quasi 30 anni di carcere. Perché io sto per spaccio e rapina, ok? E la rapina, io sono pregiudicato, fui pregiudicato. E quando ho fatto il rito abbreviato, mi hanno dato 9 anni. Facendo il rito abbreviato, mi erano tolti 3. Però mi hanno applicato l'ex Cirielli, è una legge che ha fatto l'ex Cirielli, articolo 99. Mi hanno riportato a 9. Lo stesso ho fatto con un'altra rapina, mi hanno riportato a 9 e mi trovo 6 anni in più di condanna, più 3 anni di regola del tutto, mi trovo 9 anni di carcere in più da scontare senza aver fatto reato, perché il reato già mi prevedeva che mi davano 6 anni. Cioè, ritrovarsi 9 anni di carcere in più è tantissimo. Tantissimo, sì. Per una serie di reati accumulati. Una serie di leggi che ha fatto lo Stato, non so perché, perché se tu fai la legge per il tossicodipendente non puoi fare l'ex Cirielli, perché se sono tossicodipendente non mi puoi applicare l'ex Cirielli, perché non mi stai trattando da tossicodipendente. Che se prima me li togli 3 anni, perché me li ridai? Un controsenso, no? E poi è lenta, la giustizia italiana è lenta, perché pure se ti arrestano oggi ti fanno uscire, perché loro ti fa uscire la legge italiana, poi tu stai a casa. Poi passano 7 anni, nel frattempo tu non sei più pregiudicato, cioè ti trovi un posto di lavoro, dopo 8 anni ti vengono arrestati, devi fare 4 anni. Dopo 10 anni che ho cambiato vita, mi fai fare 4 anni di carcere, che sto andando a lavorare. Questi ragazzi vanno a delinquere una volta, ok? Se vanno a pigliare una condanna e escono gli arresti domiciliari, dopo rientrano in carcere dopo pure 10 anni, perché per fare un processo, proprio la giustizia che è lenta. Dopo 10 anni, se ho cambiato vita, no, vado a lavorare, mi ritrovo di fare 4 anni di carcere. E questo è sbagliato. Certo, perché ormai hai cambiato vita, hai trovato lavoro, ti sei rimesso in piedi e a quel punto ti rimandano in carcere e ricominci tutto da capo. Dopo 10 anni che sei un'altra persona, magari c'hai 20 anni, poi ce n'avevi 30, hai messo su famiglia. Esatto. Sono esperienze che ho accumulato avendo ragazzi che sono entrati in carcere, perché poi da quando ho perso mio figlio e mia moglie non mi ritrovo a essere ragazzetti di una giovane età, gli do consigli, perché pure loro dicevano sì, ho cambiato vita, però dopo 7 anni, dopo 8-10 anni mi sono arrivati questi 4 anni che 10 anni fa io dovevo scontare. Questi ragazzi che dopo 10 anni hanno cambiato vita, no? Sono andati a lavorare, per un errore giudiziario così stai creando di nuovo un criminale. Sì, perché dopo quando riesci al carcere il lavoro non lo ritrovi più. Lo perdi, non ti pigliano quello più. Quello che hai imparato in carcere ritorna forse alla malavita, poi di quello si parla in carcere, a meno che tu non sei talmente forte da, sì, toglierti da quel contesto. Per me il carcere io a volte lo vedo pure come scuola di ladri, si accumula esperienza, perché entri come spacciatore e esci come rapinatore, che poi sta quello che ti racconta come ha fatto il rapino, quell'altro ti ha raccontato come ha fatto quell'altro come ha fatto la truffa, acquisisci un bagaglio di esperienze negative, non positive, okay? E in più te viene pure voglia di provare, perché quello magari te la racconta pure facile, no? Sì, anche perché devo dire che lo Stato comunque non è che solo... Comunque nel carcere ti mettono a disposizione corsi di scuola, titoli, studi, alberghiere, questo pure è vero, eh. Non si deve parlare solo che il carcere è brutto. Il carcere ti dà anche la possibilità di andare a scuola, di lavorare e di farti in corso. Poi se non c'è voglia... Come hai detto tu, la volontà è quella che fa la differenza. Non parliamo sempre solo male del carcere. Pensiamo che il carcere comunque pure ti aiuta, se vuoi essere aiutato, eh.
perché si parla sempre male, devo dire pure quello e quello. Io parlo a livello di giustizia, giudice del carcere, mentre il carcere ti aiuta. Se vuoi tu, il carcere ti aiuta. Se lo vuoi tu però, non lo vuoi. Se vuoi continuare a fare il criminale, se dici se fa quella vita, quella rimane. E invece come la vivi questa cosa di poter andare in giro, vedere il mondo, avere a che fare con le persone libere e poi la sera di entrare in carcere? Ringrazio Dio e ringrazio anche l'istituzione che mi ha dato questa possibilità perché ha creduto in me. Perché tu potresti in teoria, cioè non tu, un detenuto che pure scappa e non rientra più in carcere. Sì, io ti posso dire che 16 anni fa ero la scarta della società. Era una persona rapinatore, tossicodipendente, non nulla. Invece oggi lo Stato mi dà la possibilità di uscire e di diventare una persona normale come tutte. Ringrazio Dio che posso farlo dalla mattina fino alle 8 di sera. Sono detenuto che esco alle 7 di mattina e rientro alle 8 di sera. E apprezzi l'essere normale oggi? Apprezzo l'essere normale. Perché sembra scontato per noi, no? Lui è uno normale, In questa società dove si vuole apparire non è un grande vanto, no, tra i giovani, perché i giovani vanno tutti a apparire. Invece tu la prima cosa hai detto, a me piace essere normale, mi piace confondermi con le persone normali. Prendere la metropolitana, prendere un culo, fermarmi fuori a un bar a mangiarmi un gelato. Cose che per tutti è normale, per me invece era proprio una felicità, una gioia. Poter fermarmi, prendere la metro, fermarmi, andare alla gelateria, comprarmi un gelato, sedermi, mangiarmelo, godermelo. Cioè questo è. Pensa, invece io vivo, che ne so, alla metropolitana, oddio troppa gente, la no, metropolitana. No, invece passatemi addosso, scamazzatemi, cioè. No, cioè è chiaro, trasmette proprio quindi, il cambio di. Quindi non va la vita non va buttata, è una sola, non va buttata. Solo perché andiamo a fare la fine del mio. No, solo per avere quella tasca piena di soldi, che vuoi, un champagne? Come ci ha fa serati? No, non è vita quello. La vita è bella quando vai a casa, esci col tuo figlio, che compri un paio di scarpe, non gliele puoi comprare, gliele compri un mese dopo. Quella è vita, quella è bella. Quelle sono emozioni. Anche la fatica della a fine mese, magari. Sì, mi sono perso, io ho perso tutto. Tutto questo l'ho perso per la mia avidità, per la mia non istruzione, essere ignorante, perché ero ignorante, all'epoca ero ignorante, pensavo solo alla cocaina, alla femmina e ai soldi. Da essere ignorante, essere e lo studio. Quanto può aiutare in questo senso? L'istruzione aiuta, l'istruzione nel carcere aiuta tanto. Io vengo da Napoli e te lo dico, no? L'istruzione ci vuole, è importante l'istruzione, perché l'istruzione ti fa capire tante cose, ti istruisce, l'istruzione è quello che ti istruisce proprio a non diventare delinquente, a diventare una persona migliore, a capire tante cose. Vero, no, io dico sempre che chi studia la storia capisce un sacco di cose, giusto. Perché la storia ti insegna quello che è già successo e che potrebbe risuccedere, no? Ma perché facciamo sti video pure noi? Perché vedi, la storia tua adesso è vero che devi stare col passamontagna e tutta una serie di cose, però è una storia vera ed è una storia che, anche se cambia la vita a un solo ragazzo, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 che lo vedranno, è già un traguardo importante. Un solo ragazzo che non finisce in carcere è un traguardo. Cioè, quando si esce dal carcere, quando non si è cambiato, tu esci così, vedi, col petto all'infuori, perché dici, ma sta scendendo carcere, non è così. La testa basta, camminare dritto e basta e farti la tua vita, che per me non sei nessuno. Non che ti hai fatto 30 anni carcere si coccolo, no, non sei nessuno. Sì, perché c'è molto questa cosa che molti ragazzi magari sono fatti qualche anno in carcere, escono e hanno una posizione sociale perché si sono fatti il carcere. È anche un vanto. Oggi ci diventano famosi questa cosa. Quello è la cosa più grave, che c'è gente che diventa famosa perché si è fatta il carcere. Quando, come ha detto lui, sei fesso, perché intanto ti sei fatto arrestare, hai buttato la tua vita, la tua, e come ha detto lui, intorno a te ci gravitano delle persone, minimo c'hai dei genitori, se sei un ragazzo, e tu immagina tuo padre e tua madre, a parte le spese, perché avvocati, cose, eccetera, ma proprio il dispiacere, perché io non credo che ci sia un padre che è contento che il figlio va in carcere, o addirittura una madre, guarda, io non credo esista una madre che è contenta che il figlio va in carcere. No, rispettiamo, la madre, ma lei soffre il padre, lei soffre la madre. Io mi sono perso i battesimi, con milioni di nipoti, mi ho perso tutto. Sto chiuso 24 ore in carcere, chiuso. Ciò dico, allora, se sei carcerato, devi sfruttare il tempo con l'istruzione. Se ancora devi andare in carcere, non c'è da, va a lavorare, che è meglio. Cioè pure adesso, stando magari dentro il carcere, uno
deve ragionare bene, magari è più faticoso, però la mattina ti alzi, studi, ti alleni, lavori, perché poi il corpo e la mente devi farli sì, lavorare. Oggi come oggi posso dirti, se questo lo fai dentro, fallo fuori. Perché nel carcere comunque va a lavorare, si sveglia alle 6 di mattina, si va a lavorare, si fa scopine, si fanno tante mansioni. Dentro il carcere. O in cucina, spesso alle 5 di mattina per lavorare, cucina per 1000-2000 persone, lavori. 300-400 euro al mese, facciamolo fuori questo, andiamoci a spezzare la schiena fuori, però quando torni a casa c'è tua moglie che ti fa una carezza, tuo figlio che ti dà un bacio, capito? Invece noi torniamo in stanza col freddo, soli, in un letto, e che Dio ti benedica. Secondo te, se tutti i detenuti avessero la possibilità di lavorare fuori, rendersi utili pure per la società, banalmente invece di stare in carcere obbligasse tutti i detenuti, dice guarda hai sbagliato, comunque mo vai a lavorare, pure a scrostare un marciapiede, a rifare l'asfalto, a pulire i muri, a staccare gli adesivi, cioè anche quelle cose che oggi sono il degrado, no? Aiutare magari chi sta a dormire per strada eccetera, potrebbe essere una bella soluzione. Oggi questo ti devo dire io, oggi la mia testimonianza è questa, che i carceri oggi stanno cambiando. Invece di abbandonare il detenuto, fargli fare fine pena, non trovargli lavoro, quello che sta facendo con me lo stanno facendo, perché siamo oltre 40-50 detenuti che stiamo facendo questo esperimento. Che io finisco la pena e che c'è un lavoro, e dove sto lavoro che mi hanno trovato, che è un lavoro privato, come può essere un ristorante, come può essere in una parruccieria, come in un negozio di tatuaggi, io dopo ci rimango. Non è che rimani dopo. Sì, se tu sei bravo, il lavoro che ti trovano loro non è che ti usano solo perché c'è la pena e ti buttano, no. Questo certo. È importante oggi. E per questo la ringrazio oggi la società che sta cambiando nei carceri. Ed è importante questo. Loro ti fanno lavorare, vai fuori e poi al termine della tua pena puoi rimanere. Perciò sì. È l'esatto contrario. Mentre quello stava fuori, lavorava, entra in carcere, perde il lavoro. Tu al contrario dal carcere trovi il lavoro, esci e ti tieni il lavoro. Il carcere ti sta proponendo a trovarti un lavoro e non abbandonarti. Praticamente loro, prima che finisci là, perché tu devi fare un percorso idoneo. Se vieni fatto un percorso, fai un bel percorso nel carcere, ti prescelgono per questo tipo di lavoro. E ti fanno uscire come esco io, dalla mattina alla sera. Poi man mano che si accorcia la pena, posso andare a dormire a casa e poi vado a fare sto lavoro. È stato così, me lo sento vicino. Ah, cioè, adesso tu tra qualche anno potresti pure andare a dormire a casa se hai ovviamente una casa. Ci sono delle leggi che sotto 4-6 anni posso andare a dormire a casa e vado a lavorare. Ma in carcere in quel caso non rientri mai? No. Finisco la pena, quello si chiama affidamento ai servizi sociali. Ok, perciò tu dormi a casa, vai al lavoro, ovviamente in quel tuo percorso non puoi più fare reati, come giusto che sia, ma non puoi neanche frequentare pregiudicati. Sì, non puoi frequentare pregiudicati, che poi non fai più reati, una volta che hai scelto sta vita per lavorare e basta. Se certo, no, ma magari anche sai, il reato classico, una litigata per strada. Io oggi come oggi una litigata cerco di dividere, ma non litigo più, cerco di aiutare e basta. Magari qualcuno si sente invece, ma tu a me, io ho 20 anni di carcere, mi stai a minacciare a me. Questo, e ogni tanto le senti queste cose, tu non sai chi so io. Io queste cose 40 anni fa me le vantavo io, invece adesso mi vergogno un po', ti dico la verità. Perché uno che ha fatto 20 anni di carcere, come te, dice sono uno stronzo, non sono un buono. E là devi essere onesto a dirlo, a trovare il coraggio di dirlo. No, come oggi fatti 20 anni di carcere, sono qualcuno, no, non sono nessuno, lo ripeto sempre, io sono stronzo. Credo che come messaggio veramente sia chiarissimo, ci vuole coraggio pure per dirlo, perché quando tutti dall'altra parte invece cercano di, forse anche un po' una protezione secondo me, perché a un certo punto quando, non credo che tu sei l'unico che si è accorto che hai sbagliato, però c'è gente che è testa dura e dice vabbè però non voglio ammetterlo, allora faccio della mia debolezza una forza, cioè quando uno dice ah io mi sono fatto 20 anni di carcere, sai chi so io, quella è la debolezza che tu vuoi trasformare, vuoi far finta che è una forza, ma non è una forza. E si trovano sempre scuse, come drogato, dici ma c'è drogato perché ha giovezza mio figlio, no, immagino drogato perché ha giovezza mamma, io sono diventato delinquente perché il quartiere mi è malfamato, no, l'abbiamo voluto noi. Ci piaceva invece drogare, ci piaceva i soldi e ci piaceva la mala vita. Non dobbiamo dare colpa né al quartiere, sì, l'80% sì, perché ma ha offerto quello. Le amicizie sono 80% pregiudicate che oneste, però diamo la colpa a noi stessi, però noi siamo. Non è né il quartiere, non è né perché ti è successo che è morto qualcuno, è perché l'hai voluto tu. Se io mi sono fatto 20 anni di carcere l'ho voluto io, non do colpa né al mio quartiere
mia famiglia mia, non è nessuno, è colpa mia. Poi dopo tutte queste esperienze comunque ho conosciuto Alessio che è una persona splendida. Infatti quando vengo qua mi siedo, vedo, è come se fossi in cella, guarda, mi sono portato il fornellino, ma gli metto il caffè. Così lo fate in cella? Così lo abbiamo in cella. E potete avere il gas e tutto quanto? Tutto, sì, compriamo il gas sulla e vengo qua, è come se c'ho ancora addosso l'odore del calcio e mi trovo così. Ancora mi posso tatuare perché devo finire il calcio, poi gli ho portato un pensierino per fargli vedere come si tatuano in carcere, guarda, con una forchetta. Non è che mi dato, io non so tanto. No, però ci vuole la batteria, è una penna, Bic. Ok, hai fatto prendere con una penna Bic una macchina per tatuare che sì. Funziona in questo modo, mi spiegavi. Questo è il motorino. Il motorino del compact disc. Ok, questo filo va a delle batterie. Due batterie qua. Ok, e poi questa inizia. Questa inizia a muoversi, in verticale. No. E mi hai detto gli aghi alla fine? Gli aghi praticamente l'accendino porta delle molle elastiche dentro che le allunghi, le scaldi e diventano aghi. Però ovviamente quando sei riuscito a fare una cosa del genere. Vede la fantasia del detenuto. Ah, ecco, un uniposca. Un uniposca. Sì, voglio far vedere. Ah, li colleghi? Aspetta. No, che mi sta tatuando? No. Ah, ma fatto di ancora. Queste sono scariche le batterie. Ok. Pensa a me tatuava, mi facevi 5 punti al volo. Io sono anti tatuaggio, capito? Io sono il posto dei tatuaggi, ma sono anti tatuaggio. Prima o poi ci riusciremo, Cicalone. Mi dovete legare, però. Anche la cosa è bella è stare con persone come loro, che lavorano, fanno quello, oggi questo è bello, essere avere l'amicizia senza interesse. Cioè, tu hai stretta amicizia con lui così, senza... Sì, perché sono passato un giorno che ho visto Sangue Blu. Sangue Blu mi lamentava di un film di Gomorra. Però non c'entra niente. Non c'entra niente, però sì. Non c'entra niente, perché poi in carcere, sai, di vedere queste cose, Gomorra... Sì, romanzo criminale, Gomorra, Sangue Blu. Sono messaggi sbagliati. E certo, infatti per quello tante volte... Io ho fatto proprio dei video apposta dove raccontavo la banda della Magliana vera, i singoli personaggi, perché la gente aveva travisato quello che aveva visto il romanzo criminale. Noi gli abbiamo fatto un bel po' di domande, ci ha raccontato pure un bel po' di cose. Io credo che già dalle sue parole si capisca in maniera veramente inconfondibile che il carcere non è proprio la cosa migliore in assoluto, anzi, finire in carcere non è la cosa più consigliata per i giovani, ma in particolare l'esperienza sua è veramente eloquente. Detto questo, se avete domande o altro, scrivetele qui nei commenti, poi nel caso cercheremo di rivederci e gliele pongo, gliele faccio leggere, magari ci sono delle cose che ci sono sfuggite, oppure dei dubbi, specie per dei giovani, ma anche dei più grandi, perché tu, come hai detto, in carcere, magari quando ti capita un ragazzetto che si è trovato in una situazione, cerchi sempre di dargli una mano. Nei commenti le domande, qualsiasi cosa vi viene in mente, scrivete sempre nei commenti. Per adesso vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!